grosso ringraziamento, non formale, ma sentito, all'amico sindaco Pio Del Gaudio, col quale ci sono dei rapporti antichi di buona amicizia e personale e familiare, ma lo dico non per piaggeria e non per occasione, perché sono ospite nel suo comune. Pio Del Gaudio è una persona che io stimo molto come persona, come professionista e come amministratore, perché la persona è estremamente per bene, e oggi trovare persone estremamente per bene in campo amministrativo e politico non è proprio estremamente semplice, insomma. I farmaci bifosfonati, voi sapete bene che sono dei farmaci che negli ultimi anni sono al centro della questione, sono punto di osservazione e di trattazione anche da parte di personale non medico, in quanto vengono molto spesso usati. Io personalmente li studio con l'Università degli Studi di Bari, dove ho il piacere di insegnare da circa 10 anni, li studio da circa 10 anni e mi occupo di questo fenomeno, lo definirei fra virgolette, perché i farmaci bifosfonati, nel momento nel quale vanno a interessare una vastissima area di popolazione, pensate, giusto due dati flash, nel Nord America si parla di 5 milioni di persone che fanno uso di farmaci bifosfonati, parliamo del Nord America, dove la stragrande maggioranza sono signore. Nel Nord Europa, da dove vengono i primi dati più freschi, parliamo della Svezia, c'è il 78% delle signore che hanno problemi di menopausa e di osteoporosi che usano farmaci bifosfonati. Questo ovviamente vi dà il polso, vi dà subito, diciamo, palese, insomma, l'importanza, lo spessore di questo discorso. Farmaci bifosfonati sono dei farmaci importanti, sono dei farmaci, come voi sapete, estremamente utili in talune occasioni, in talune situazioni. Allo stesso tempo, come qualsiasi farmaco, può dare una serie di problematiche. Purtroppo le problematiche che possono dare i farmaci bifosfonati sono problematiche estremamente importanti. Ecco perché l'uso di questi farmaci nelle donne, nella menopausa, nell'osteoporosi, ma anche negli uomini, nelle persone afflitte da patologie carcinomatose, eccetera, è un discorso che va fatto estremamente con le molle, perché bisogna vedere di volta in volta, di caso in caso, se, come si suol dire, il gioco vale la candela, perché altrimenti per andare ad aggiustare, ad aiutare un paziente, ad aggiustare cose che non vanno, si rischia di creare delle problematiche di ben più grosso spessore. Per cui anche qui la regola del buonsenso, che così, diciamo, ordina e vige nel campo medico, qui è quanto mai attuale, il famoso primum non nocere, secundum adiuvare.